La chiusura del lungo fiume Saline da via Tamigi a via Inn è quanto disposto da un'ordinanza sindacale del comune di Montesilvano. L'interruzione al traffico si è resa necessaria a causa dei cedimenti di alcuni tratti di argini e della carreggiata dovuti alle piogge torrenziali dei giorni scorsi, che hanno anche portato ad un aumento della portata d'acqua del fiume Saline con esondazione di alcuni tratti. L'assessore Walter Cozzi. Dire che a Montesilvano non ci facciamo mancare niente, ma al di là della battuta, questa è una frana che desta in noi molta preoccupazione, però non dobbiamo lanciare degli allarmismi inutili e ingiustificati alle porte di una stagione estiva. La discarica non è franata e tanto più non è franata nel fiume Saline. Gli interventi sono già partiti da questa mattina, ci sono già delle ditte al lavoro per rimettere in sicurezza tutta la strada che costeggia la discarica. Quindi in questo momento siamo abbastanza tranquilli. E nel frattempo però un'ordinanza ha disposto la chiusura di tutta la strada. Sì, perché è chiaro che va monitorato tutto il lungo fiume Saline. In questo senso abbiamo inteso già contattare la provincia di Pescara per far sì che si accelerino i lavori della carreggiata che sostituirà l'attuale lungo fiume e quindi speriamo che la provincia di Pescara imprima un'accelerazione ai lavori.